Certo, poi non lo sa, decide il mister chi mette in campo, siamo 11 giocatori, abbiamo una squadra forte, dobbiamo ancora lavorare forte per andare al 100%, ma sicuramente vogliamo fare grandi risultati e questo sabato vogliamo fare una cosa positiva. Ecco, senza togliere nulla al mister, ma con due squalificati in difesa, tu sai fare sia il centrale difensivo sia diciamo il laterale destro. Sì, ho giocato sia centrale sia destra o sinistra. Poi deciderà il mister dove mi vuole mettere, dove vuole mettere i giocatori. Questo fa tutto l'allenatore. Noi cercheremo di essere pronti per la partita al 100%. Ma a te dove piace stare? Diciamo, fuori dalle scelte del mister. Che a Parma hai giocato sia centrale sia laterale. Va bene, io cercherò di dare sempre il massimo in tutti gli allenamenti, in tutte le partite. Poi è il mister dove deciderà a mettermi. Io, a me veramente, dove mi viene il mister va bene per me. Adesso non ti abbiamo visto in Coppa Italia, ma sei stato via con la nazionale venezuelana, che esperienza è stata? Abbiamo fatto una bella partita, era un viaggio lungo contro il Giappone, ma è un'esperienza buona. Adesso il prossimo mese vengono le qualificazioni per i mondiali. Ma adesso mi concentro sul Padova, questo fine settimana è importantissimo per me. Ecco, come sono questi primi, diciamo, primo mese e mezzo, primi due mesi con il Padova? Tu hai un'importante avventura, diciamo, questa, perché è l'anno nel quale devi dimostrare davvero tanto. Vabbè, non solo io, c'è sempre la squadra, siamo 11 giocatori, poi noi passo a passo, partita a partita, andiamo avanti. Adesso viene la prima partita, cercheremo di fare la cosa più positiva che possiamo fare. Sto sicuro che abbiamo una grande squadra, dobbiamo lavorare ancora. Si dice che ancora non siamo sul 100%, ma cercheremo di andare il più veloce possibile. Ma io vedo i giocatori, sono molto tutti positivi, tutti impegnati negli allenamenti, allora siamo preparati. Ma Padova come ti stai trovando personalmente? Mi trovo molto bene, la squadra mi ha preso bene, i giocatori, qualche giocatore già conoscevo, già giocavo insieme. Mi piace tutto, gli allenamenti, tutto, mi piace. Adesso parliamo un po' di fuori campo, perché sei già stato eletto, dicono, il giocatore più bello fuori dal campo. I tuoi muscoli, la tua tartaruga, che a Padova. Guarda, queste cose a me personalmente non interessa tanto. Io sono venuto qua per raggiungere degli obiettivi con la squadra, di fare la cosa più positiva con la squadra. Poi altre cose lo parla la gente, a me mi interessa il calcio. Io sto qua per dare il massimo ogni giorno, ogni fine settimana. Per conoscerti un po' fuori meglio al campo, hai un fratello che ha giocato anche nel Lecce, quindi insomma era un po' per inquadrarti anche in maniera generale, non per rompere il ghiaccio. Vabbè, io c'ho altri tre fratelli, due giocano al calcio, siamo una famiglia sportiva. Gli altri che ruolo fanno? L'altro mio fratello fa il terzino sinistro.